Torna in aula il processo Case Popolari e continua a parlare l'ex assessore al bilancio del comune di Lecce, Attilio Monosi. Questa volta Monosi ha risposto alle domande degli avvocati, entrando nel merito delle assegnazioni delle case popolari e dei rapporti, dei messaggi e delle telefonate avute con alcune assegnatarie delle case di edilizia popolare. Signora Tornese ha spiegato che con i rapporti e come erano le cose. Le ha mai promesso qualcosa, dato qualcosa, o le ha chiesto qualcosa? Cioè, a proposito di questa assegnazione o richiesta di assegnazione o rinvio di sfratto di cui ha parlato adesso al tribunale, indicato nel capo di imputazione, c'è mai stato, una domanda molto diretta, molto, molto concreta, un accordo di natura economica, di altra natura, le ha mai Cioè, mandato, c'è la parte comunque faccio di un potenzialmente del suo elettorato? allora, signora Tornese, come ho detto, è una persona che ho conosciuto, ho visto, no, ho conosciuto, in un concetto un po' più profondo, un po' più ampio, soltanto in occasione del suo sgombero, quindi successivamente alle elezioni del 2012, tant'è che io non avevo neanche il numero di telefono. Inviati SMS, non ce ne sono perché non avevo il suo numero di telefono, grazie a Dio. Non avevo il suo numero di telefono, non ci sono intercettazioni ambientali, perché la signora Tornese non è mai venuta a trovarmi in assessorato alle politiche abitative. Io non l'ho mai vista.